questa è un'iniziativa che parte da 7 anni fa, che è praticamente un gruppo di persone e agricoltori della nostra zona che hanno voluto in qualche modo promuovere i nostri prodotti e il nostro territorio. E con le idee di queste persone siamo partiti a fare questa festa per cercare un po' di coinvolgere anche i ragazzi del paese e tutto l'ambiente in generale per stare, ecco, per passare 2 giornate insieme e far conoscere al meglio il nostro territorio. Castelfranco preme proprio dal nome Paese Franco, in quanto tutti si stanziavano qui perché era una zona di passaggio dove in quei periodi non c'erano, appunto, lo Stato non chiedeva pagamento delle tasse per insediarsi, e quindi da lì, diciamo, è nata un po' tutta la zona. E sì, diciamo, tutta la bellezza di questo borgo si impronta un po' sulla torre dalla quale i soldati con le feritoie, proprio, che sono le finestrelle di vedetta, riuscivano a controllare la zona dai diversi attacchi. Settima edizione significa tanto per noi perché significa che inizia ad essere una tradizione consolidata, non solo per il territorio, quindi per le persone che ci vengono a far visita, ma anche per noi, per l'associazione, per quello che l'associazione Amici di Castelfranco da ormai 10 anni fa per il territorio, prima con delle iniziative sporadiche, poi con questa iniziativa, Cantine Sotto le Stelle, che appunto vuole essere un momento per aprire le porte del paese e del borgo ai visitatori esterni. L'iniziativa nasce un po', diciamo, 8 anni fa in realtà, perché poi c'è stato un anno di blocco causa problemi organizzativi, però diciamo poi siamo ripartiti, abbiamo rinnovato il format e stiamo andando avanti ogni anno. Nasce per caso, come dicevo, perché un nostro amico, venendoci a trovare, ha detto: bisogna valorizzare questo borgo, questo paese, aprendolo nei suoi piccoli scorci a tutto quello che è il contesto dei visitatori, dei turisti, sia della città di Rieti sia dall'esterno. Quindi abbiamo preso la palla al balzo di questo pensiero che molte volte viene da fuori e l'abbiamo messa a fattor comune con la voglia dei ragazzi che, sempre più giovani, ovviamente facendo leva sulle esperienze dei membri più anziani o storici dell'associazione, mettono insieme le forze in questo 10 giorni di organizzazione, in realtà che si estende per tutto il mese di luglio e di giugno, per arrivare quindi alla settimana di agosto, in cui accogliamo tante persone. C'è tantissimo lavoro, ma chiaramente è un orgoglio incredibile, perché considerando tutta la gente che ci viene a trovare e che parla bene di noi, significa che lavoriamo bene e facciamo delle cose importanti per questa frazione e soprattutto per tutto il comune di Rieti. Insomma, ecco, è una manifestazione che sta sulla bocca di tutti, quindi credo che sia abbastanza importante, insomma. Abbiamo avuto questa grossa capacità di coinvolgere i giovani e soprattutto i ragazzi, che sentono proprio la manifestazione, perché sono tutti nativi un po' di Castelfranco e un po' sono amici dei nostri ragazzi del paese, per cui si aggregano in maniera molto morbosa, se mi lasciate passare il termine, a questa manifestazione, insomma. Il nostro prodotto, come fiore all'occhiello, è un vitigno, che è un vitigno particolare, si chiama Cesenese Nero. È un vitigno che è stato riscoperto 150 anni fa, proprio su questa collina, e da questa unica pianta è stato proprio rigenerato dei vitigni che adesso producono proprio questa bottiglia che si chiama L'Ultimo Baluardo. Noi cerchiamo innanzitutto di fare dei festeggiamenti particolari, in quanto a livello proprio gastronomico abbiamo un discorso molto ampio, quindi abbiamo diverse cantine, partiamo dai fritti alle pizze fritte, ai salumi locali, stessi salumi locali dei nostri produttori della zona. Poi abbiamo la minestra della nonna, che preparano proprio con le loro mani le anziane del paese, che poi ci aiutano, ecco, in questa avventura. Andando avanti abbiamo appunto il vino di Castelfranco insieme al proprio con il Cesenese Nero e gli arrosticini. Più avanti abbiamo la tappa della pasta, che è una pasta particolare che si chiama Maccaroni alla Metetora,
in quanto questa è una pasta che anticamente veniva utilizzata per la trebbiatura. Durante la trebbiatura le donne andavano in campagna e portavano proprio agli agricoltori che stavano in quel momento svolgendo la trebbiatura, portavano questa pasta particolare con un ragù particolare con dei residui del pollo. Altri prodotti che noi produciamo nel nostro appunto percorso del gusto sono ad esempio i dolci, che provengono proprio dalle mani delle nostre signore, dalle nostre nonne e dalle nostre mamme, che ci aiutano con la loro bontà e la loro voglia di fare, ci aiutano a addolcire il percorso dei nostri visitatori. Da 2 anni a questa parte siamo riusciti a costruire un forno trasportabile, che è stata una grande soddisfazione per noi, che adesso è un forno molto importante che ci permette appunto di fare queste degustazioni di vino. L'obiettivo quindi è quello di offrire, oltre al paese, oltre a un'esperienza di intrattenimento, anche un'esperienza enogastronomica. Quindi cosa vuol dire? Lasciare in chi ci viene a trovare un'esperienza gustativa, gustando prodotti del territorio, quindi cose che la terra, ma anche la maestria e le tradizioni hanno saputo portare nelle nostre tavole e valorizzarle nel migliore dei modi. In questo modo cerchiamo di lasciare un'esperienza unica a chi ci viene a visitare. Quindi questo è il nostro obiettivo, fare in modo che le persone possano conoscere non solo questa manifestazione e quello che noi come associazione possiamo dire, ma anche il territorio. Vogliamo presentare il paese di Castelfranco come un paese che unisce la tradizione e il nuovo. Abbiamo tanti nuovi ragazzi che sono tornati a vivere nel paese di Castelfranco negli ultimi anni, che magari non erano originari di Castelfranco, così come magari nuove generazioni dei miei nonni e dei miei genitori che sono tornati a popolare il paese e che stanno dando una nuova spinta a questo piccolo borgo. Quindi quello che presentiamo al visitatore che ci fa visita è un paese tradizionalmente convinto di poter dare un'offerta enogastronomica, culturale, ma anche di esperienza ricettiva alle nuove generazioni. È un evento particolare, ecco, perché noi riusciamo, ecco, come potete vedere, poi se andate in giro per il paese, a proporre dei prodotti di qualità e prodotti nostri, considerando il vino, la farina, tutti i prodotti che cerchiamo di cucinare anche in maniera molto genuina e quindi di dare la qualità a quello che diamo. Qualità che poi cerchiamo anche di dare attraverso le postazioni musicali, gli intrattenimenti e l'organizzazione di questa manifestazione, che sta prendendo piede perché sento in giro ogni volta quando fate la festa, quando il periodo, e quindi aspettano tutti questo evento in maniera molto positiva, insomma. Quello che abbiamo voluto fare è stato dare un senso anche all'intrattenimento artistico. In che modo? Coinvolgendo persone, artisti che provengono dal territorio. Ovviamente per ragioni di spazio non abbiamo tanti artisti in questa piccola frazioncina, ma tutte le persone che si esibiscono sono persone che vengono dalla provincia di Rieti, che hanno tanto da dire perché sono cantautori, sono artisti di strada, sono membri di orchestre jazz piuttosto formate per la location, perché ovviamente non abbiamo grandi spazi, ma che riescono a confezionare un prodotto che è brutto chiamarlo così, però anche l'arte, se concepita con una voglia di territorialità, con l'idea di esprimere quello che un territorio anche da un punto di vista culturale sa offrire, chiaramente può portare all'eccellenza un evento. Considerando che Castelfranco, un po' di anni fa molte persone non lo conoscevano, adesso lo conoscono tutti, abbiamo cercato un po' di creare questo paese e di far rinascere questo paese.
Purtroppo chiaramente è solo 2 giorni la manifestazione, però già è una cosa importante perché la gente è colpita dalla bellezza di questo paesino, da questo paesino medievale. Penso che mi piacerebbe che qua magari qualche coppia venisse a abitare a Castelfranco per dare nuova vita a questo paese, insomma. Questo tipo di manifestazioni con un'organizzazione così complessa e così articolata non può che richiedere il contributo di tante persone. Tante persone sono i membri dell'associazione, dai più piccoli veramente ai più anziani, dai membri storici ai nuovi membri che ci vengono ad aiutare ogni anno, facendo diciamo qualche settimana di ferie dedicandola a questo evento. Quindi vogliamo ringraziare tutte le persone che veramente ci danno una grandissima mano, un grandissimo orgoglio, una grandissima forza per costruire questa 2 giorni. Ovviamente ringraziamo anche l'amministrazione comunale per darci diciamo, il supporto minimo necessario e per rendere possibile la valorizzazione delle frazioni così come riescono a fare, e ovviamente ringraziamo tutte le persone e gli sponsor che ogni anno ci danno una mano nelle diverse modalità a portare avanti la situazione, quindi con diverse tipologie di contributi che possono essere anche un supporto in termini di forza lavoro, ecco, chiamiamolo così, per far sì che tutto possa essere così ben organizzato come vogliamo che sia questa 2 giorni. We'll be right back.